vuoi dirlo? No, io mangio, mi stavo nascondendo perché sono pazzo. Sono un po' strano, dai, io devo vedere. Sicuro, perché una cosa che tutti mi criticano. Beh, si scopre il sapore naturale, sto. Merda, a me piace molto. È bello che abbiamo registrato. Lui è Giorgio, in arte Mr. Rip, protagonista del mio video più visto del 2021. Dopo il nostro video insieme ha aperto il suo canale YouTube, totalizzando quasi 50.000 iscritti in poco più di un anno. Chi è? È un ex dipendente Google che ha raccontato il suo percorso verso la sua indipendenza finanziaria nel suo blog, in inglese e anonimo fino al nostro video insieme dello scorso anno. Quando l'ho incontrato abbiamo parlato tantissimo e in quest'anno sono successo un mare di cose. Per questo ho deciso di tornare a Zurigo per vedere come se la stesse passando. Mi ha parlato della sua nuova startup, abbiamo fatto una live, gli ho sottoposto il mio patrimonio e in generale abbiamo parlato di un milione di cose. Molte in questo video e alcune fuori la camera. Early retirement. Io ho tipo tre lavori adesso. Ho la famiglia, la startup, la mia content creation. Però la cosa figa è che in realtà adesso mi piacciono. E per me questa è early retirement. Ero a Varsavia, così ho preso un aereo e sono atterrato a Zurigo. E con il taxi sono arrivato in hotel e ho appoggiato le cose. Finalmente arrivato a Zurigo, sono di nuovo al The Flag Hotel, lo stesso dello scorso anno. Ho pagato un po' di più, infatti la stanza è un po' più grande. Ci ho messo tanto, c'era traffico, pago 90 franchi. E ora quindi mi ricordo perché la scorsa volta sono venuto in treno. Stamattina ero a Varsavia e i taxi costavano tipo 5 euro. Sono uscito subito dopo e mi sono incontrato con Giorgio. Abbiamo fatto il biglietto del tram e siamo andati in centro a farci una passeggiata. Avevamo un bel po' di discorsi arretrati da fare, per questo per un bel pezzo neanche sono riuscito a registrare. Chiacchierando si è fatto una certa, così mi ha offerto una cena in centro, che probabilmente ha intaccato il suo patrimonio di qualche punto percentuale, quindi per questo lo ringrazio. Finalmente rincontro Giorgio in arte Mr. Ripper. È passato un anno e mezzo, ma le nostre vite sono stravolte. In ordine, a me è cresciuta e ho tagliato la barba, tu non l'hai mai vista. Sono cresciute e tagliate i capelli. Ho aperto una azienda e tu ne hai aperte tre. Ti sei licenziato perché tu lavoravi ancora una più giorno. Volte. Sì, sono licenziato dall'azienda in cui lavoravo. Hai fatto una figlia, un paio di figli in più. Due figli in più. No, la cosa più importante in assoluto, quando è uscito il video tu non avevi un canale YouTube, adesso non solo un canale YouTube, ma 45.000 iscritte. Sì. Cioè, 10 anni di vita sono porca passati. Porca miseria. Sì, infatti sei invecchiato anche, sembra mio nonno. Uno nei commenti mi ha scritto come insulto che ero diventato vecchio troppo presto. Brutte persone nei commenti. Brutte, parleremo di come affronti i commenti. Mamma mia, le mie percentuali di like sono altissime, di 99,7. Faccio un video per il 96% e dico "Oh mio Dio, mi odiano tutti quanti, tre commenti brutti, piango". Non sono in grado di gestire sta roba qui. Rip mi ha portato in un posto truly zurichese. Zurichesissimo. E mi ha detto di prendere un Condor Bleu XXL. Si chiama Jumbo XXL, è famoso da Giovanni. Molto ridimensionato questo. A me sta cotoletta sembra grande come i bastoncini Findus. Non è molto XXL. Sì, esatto. È l'inflazione, è Zurigo. Lo scorso anno, quando ti ho conosciuto, avevi ancora uno stipendio. Ed eri anche un po' preoccupato del fatto di non avere più uno stipendio. Come hai affrontato questa cosa? Beh, adesso ne ho tre di stipendi. Me li ho tutti da solo. Sono dipendente della mia stessa startup, sono dipendente della mia stessa SRL. E guadagni come in Google? No, guadagno circa la metà. Sono un sacco di soldi. Sono conservativo, mi sto dando uno stipendio più basso di quello, potrei essere più alto. Comunque copro le spese e avanza qualcosa. E come fai a guadagnare? Infatti non sto guadagnando. Le entrate arrivano da consulenze per la mia startup, mi pago da una parte all'altra, però in realtà dalla startup i soldi vengono dai finanziatori magici, minimo da YouTube e Twitch, qualche affiliation piccola. Paga YouTube e Twitch un pochino, sì. Sì, 2000 al mese. Colpisce il fatto che comunque ti sei licenziato, passano un anno e comunque solo con uno dei tuoi modelli guadagni 2000 al mese. Anche di dividendi, diciamo, di rendimenti da investimenti ci guadagno uno stipendio italiano. Tu lo dai per scontato, ma io mi ricordo che quando ne parlavamo la Svizzera costa tre volte la vita. Eri preoccupatissimo di questa cosa. Sono ancora preoccupato, adesso in realtà molto di meno, perché faccio cose che mi divertono un casino e mi danno da vivere. Quindi in teoria oggi che più o meno guadagno quanto mi basta per vivere, sono molto più contento e meno preoccupato. E non erodi comunque il capitale che hai messo? No, quello lo ci pensa il mercato a erodermelo in questo momento. La differenza rispetto a quando stavo in Google è che in Google sentivo che ero ormai andato in burnout, per cui sapevo che se quando smettevo di lavorare io non avrei mai più guadagnato neanche un euro. Adesso invece guadagno soldi divertendomi, per cui mi spaventa molto di meno. Anche arrivare a fine mese più o meno in pareggio, però mi diverte quello che faccio, non mi spaventa. Fare quello che ti piace, lavori tantissimo, però è come se essere un po' già retired. Sì, però chi fa così e lo fa in pareggio senza un patrimonio è matto. Se un domani cambia qualche variabile finisce sotto un ponte. Io ho ancora 1,7 milioni, non lo so. Diciamo che se un domani cambia qualche parametro faccio adesso qualche anno per i prossimi 20 anni, ci penso. Ragazzi, ho fatto lo sborone, invece non sono neanche riuscito a finire. È una delle pochissime volte nella mia vita in cui riesco a finire. Sono veramente pienissimo, perché la stella fritta è anche alta, quindi sembrava piccola, in realtà era grandissima. Dopo cena dritti a casa a registrare la live. Il metodo di Rip è intelligente: streama su Twitch e poi pubblica le registrazioni su YouTube per intero gli spezzoni. Nonostante la copertina, le miniature, i titoli non siano per nulla studiati, in realtà ha ottenuto un bel successo. In live abbiamo parlato per quasi 3 ore, ma vi lascio qua
qualche strato interessante. Da quando ti ho conosciuto la mia vita è cambiata, un po' in peggio, un po' in meglio. Non faccio più il lavoro che facevo, non ho più i soldi che avevo, tutti sputtanati in videopoker, no, droga droga, e un po' li ho anche sperperati al CDA. Faccio il content creator, non ho idea di cosa sto facendo e dove sto andando come content creator. Ok, ma è una consulenza di cose che sono competente o è in consulenza di cose che non sono competente? Voglio un abbraccio, voglio piangere. Esatto. Tu mi consigliavi altre cose per crescere, dicevi devi fare questo e quest'altro. Non ho fatto un cazzo, tu lo dici te. Sei solo consistente. In realtà una cosa l'hai fatta, prendere gli spezzoni, cioè fare il metodo imbuto, no? Quindi tu hai il contenuto generico, da cui estrapoli i punti. Un'altra cosa, tu potessi estrapolarci il contenuto breve, cioè il TikTok. Esatto. Ok, però sempre dal materiale girato. Che in realtà il materiale girato fa cagare, perché magari mi impappino, dico le cose che se mi riascolto faccio questa potrei. Adesso che ho fatto una live, che è una sorta di prova generale buttata là. Quello che ti consiglierei in realtà è, dato che tutto dipende dalla qualità che tu metti all'inizio, è aumentare la qualità all'inizio. Un po' lo fai con la pratica, perché migliori col parlare. C'è gente che fa le live e sembra che c'ha uno script, invece non è vero, no? Questo lo fai con la pratica. E un po' lo fai aumentando la qualità video, che in realtà ti dirò che non è che fa schifo, eh. Anzi, Mr. Rip funziona, perché nonostante sia il più milionario di Zurigo, è comprensibile da voi. Meno milionario di Zurigo. E meno me. Parla un linguaggio che è comprensibile, zero supercazzole, ha fatto un percorso che per voi è comprensibile. Quindi una qualità di video bassa, in realtà continua ad abbassare questa barriera. Se tu facessi un video da un grattacielo nel tuo studio, così così, aumenti la distanza col tuo pubblico, no? Secondo me sì. Comunque sai cosa, tenila bassa, cioè tenila così la qualità della fotocamera, effettivamente. So soldi. Alzarla. Ho sbagliato consulenza, scusa. Grazie, mi. Guarda la live. 700 persone, quasi come con media spettatori, è stata tra le più alte di sempre. Bello. Mi fa venire voglia di fare live anche a me. Tu devi farla, secondo me sei romano dentro. Devi... Stamattina un po' di lavoro, perché purtroppo in questi giorni di viaggio il mio lavoro non si ferma, quello con l'agenzia, anche tutto il resto. E quindi, a differenza di quando viaggiavo solo col canale, che era un momento di viaggio e basta, staccavo adesso la mattina e la sera e sto sempre a fare cose. E della stessa cosa vorrei chiedere, tra l'altro, a Mr. Rip come minchia si gestisce il suo tempo, che c'ha ancora molte più cose da fare di me. Colazione molto buona, dopodiché ho lavorato, mi sono anche allenato, non ho più vestiti, quindi rimango solo con un paio di magliette così. Devo comprarmi qualcosa, no, veramente niente. Ma adesso mi dirigo da Mr. Rip e poi me ne vado. Mi sono diretto dritto all'ufficio di Mr. Rip, dove porta avanti la sua startup, e li ho trovati a lavorare, quindi per un po' mi sono parcheggiato aspettando il pranzo. A quel punto ho deciso di sottoporgli il mio patrimonio. Come mai? Perché una delle cose più fighe del suo blog sono le review annuali e mensili del suo patrimonio, che adesso fa anche su YouTube in live da 9 ore, cose impossibili. Report lunghissimi, legati a fogli Excel complicatissimi e dettagliati. Mentre il mio patrimonio è molto più semplice, e per svago ho deciso di fare uno schemino su Excel anch'io e sottoporglielo. Per farlo ho controllato gli estratti conto dei miei conti al 31 dicembre di ogni anno per vedere quanto fossero cresciuti, aggiungendo poi su un'altra colonna i conti aziendali e su un'altra colonna gli investimenti. Sommando il tutto e aggiungendo anche le partecipate nelle aziende, come per esempio Flatmates e poche altre cose, ottengo per ogni anno il mio patrimonio, che in realtà per i primi anni non è altro che quei pochi soldi che avevo sul conto, con un forfè in contanti, perché un migliaio di euro in contanti ce l'ho sempre avuti da ragazzo, e mi sono accorto che in realtà il patrimonio è cresciuto praticamente solo negli ultimi anni, e che in realtà per buona parte della mia attività su YouTube è stato praticamente zero. 2012, 2013, 2014 non avevo niente nel mio conto, avrò avuto tipo 14 euro. So soldi. Ho fatto un forfè di 1000 euro, perché avevo, mi ricordo, avevo almeno 1000 euro in contanti, i soldi dei genitori, le cose qua. 31 dicembre 2015 finisco il liceo, e il mio anno di liceo termino con 427 euro sul conto. Guadagnavo già con YouTube e AdSense, spendevo però perché già iniziavo a viaggiare in Italia, viaggio di maturità in Thailandia, 1000 euro così, e quindi alla fine ho chiuso l'anno con 427 euro più i 1000 in contanti che ancora erano normali. Un forfè che io mi ricordo. Tu questi 1000 in contanti che sono di 4 anni fermi in un cassetto? Sì, non ho mai toccati. Sono ingialliti. Appena ho iniziato a lavorare, tutti spesi insieme. 31 dicembre 2016, quindi qua 1385, di cui 385 sul conto Poste italiane. Dopodiché arriviamo al 31 dicembre 2017, che è stato il mio primo vero anno di lavoro. Lo chiudo con quasi 10.000 euro. Ed è l'anno in cui, infatti, ho aperto partita IVA. Ricordiamo che parliamo di patrimonio, quindi questo qui è quello che rimane da entrate ed uscite. Sì, avevo fatturato tipo 24.000 euro, ma mi ero rimasti in banca 9.000 a fine anno. L'anno dopo, addirittura, 2018, avevo 20 anni ormai, lavoro molto di più, chiudo l'anno con 40.000 euro sul conto, mi faccio anche altri conti, mi faccio un conto Banca Sella. E molti più soldi di me a 20 anni. E inizio anche i miei investimenti. Chiudo l'anno con 5.000 euro sul mio piano d'accumulo. 2019, esplosione. 152.000 euro a fine 2019 chiuso sul conto. Qui parliamo solo di tuo conto personale. Mio conto personale, infatti lo vediamo qua. Che sta
nella colonna conto personale. Nel 2020 apro il conto aziendale, vedi che il conto personale diminuisce, certo. Aumenta il conto aziendale, aumenta il PAC che arriva fino a 24.000 euro e il conto aziendale chiuderanno con 110.000 euro sul conto. Ero strarico. E inizia anche la mia partecipata nell'azienda esterna perché ho ricevuto lavorando per equity l'1,5% del tempo di crescita, che poi è Blink U adesso. E quindi patrimonio netto, quando vediamo che si alza, arriva a 251.000 euro. E poi l'ultimo anno, lo scorso anno, siamo nel 2022, quindi il 2021 è chiuso con 127.000 euro sul conto, 100.000 euro investimenti perché nell'arco del 2021 io comincio ad avere abbastanza soldi per andartene via da quegli strumenti. Doppio piano d'accumulo, ma io ce l'ho anche per testarli per il mio video. C'è anche dei vantaggi, ovviamente. Però non serve che io ci metta 100.000 euro sopra. Conto aziendale chiuso con meno soldi, 60.000 euro, perché ho avuto molte più spese aziendali, lo dico anche nel video. E poi ho aperto Flatmates. C'è Flatmates. 10.000 euro che è la quota solo per il versato. C'è cioè quello che ho versato io, esatto. Io mica avevo capito che tu avessi un ufficio. Cioè, sono cambiate le cose. Sono cambiate. Ma spiegami un secondo. Il lunedì vado a vedere un altro più grande. Quindi tu hai una startup in questo momento. Sì. Quindi in quell'ufficio sei per conto di questa startup. Tu sei l'amministratore? So, sia per la startup che per la mia azienda personale. SRL. E sei amministratore? Sono co-founder. Non so cosa sono in realtà. Sono forse CTO. Ok. Ci dobbiamo ancora dire di dire. Ci sono degli investitori quindi? Sì, siamo tre. Io mi tu hai investito? Io ho investito 5.000 franchi. E hai degli investitori? Ho investito 18. Qualcuno che ha messo. E come l'hai recuperati? Mi hanno contattato, ho fatto delle consulenze con loro. Cioè, loro hanno fatto consulenze con me. Quindi grazie al tuo quindi canale. Quindi forse grazie anche a te. Grazie cioè, anche per assurdo. Al tuo canale YouTube. Sì, grazie alla mia presenza online. E quindi il tuo stipendio di fatti è da startupper. Se sono startupper? Sono uno startupper. Oh, ma avresti mai detto? No, anzi ho fatto dei video in cui dicevo fare startup fa cagare. Tu mi dicevi che prendere capitale da fuori non ti piaceva, che ti sentivi in ansia. E mo ti ritrovo con qui investitori. Beh, tutto piovuto addosso, non ho fatto zero fatica. Ma hai addirittura dei, come li hai trovati i dipendenti? Cioè ci sono due persone che vengono in ufficio da te? Sì, siamo 5 al momento e forse altri 2-3 stanno arrivando. Ma tutti di Zurigo? No, abbiamo gente d'Italia, abbiamo uno forse da Londra, qualcuno da Zurigo. E come siamo full remote. Trovate iscritti al canale? Sì, ho condiviso con la mia community. E poi tu sono esperto di HR, quindi poi fai il colloquio, sei fortissimo. Sì, ho fatto colloqui, ho fatto anche un paio di video un po' controversi, perché la gente si è offesa quando diceva che chiedo un po' troppe cose ai colloqui. Vabbè, giusto. Avevo la barra un po' alta. Giusto. Sono soldi. Io ti ho fatto spendere 70 e tu me ne fai spendere 15. Sì, oggi è andato bene. Questo qui è un ristorante gestito da disabili. Fico. Vediamo come si mangia, non ci ho mai mangiato. Buono, molto buono. Un po' tirolese come pranzo. Ora che sei imprenditore, immagino che le tue spese saranno salite o no? Un po' sì. Però un po' di roba la spende l'azienda, ovviamente. Però un po' sono mi conciato più spesso mangiare fuori, prendo qualche Uber più spesso. Il tuo tempo è di molto valore, immagino che... Adesso sì. Sto cominciando a delegare, a accettare il prendere la donna delle pulizie, perché il mio tempo vale di più. Anche tre figlie, due lavori, quindi forse mi sembra il minimo. Ho tre lavori, il più grosso è quello da genitore. Allora, io mi sono sempre interrogato su questo early retirement, andare in pensione presto, perché io in realtà da youtuber non è che abbia questa voglia di smettere di lavorare, non è il mio piano, no? Ma è costruire. Tu eri un po' lo scorso anno dall'altra parte, cioè dall'altra campana. Adesso in realtà tu sei licenziato, ma in realtà hai ripreso a costruire. Io alla fine ho una discreta libertà di fare quello che voglio quando voglio, quindi non devo lavorare, ma scelgo di lavorare. Per me non è retirement andarsene in spiaggia a bere mojito. Ho speso solo 30 franchi, vuol dire ce l'ha andata bene, pure buono, no? Sì. Senti, tu sai cosa sei? Sei un nomade digitale. Sei un nomade digitale. Ed è vero, quindi tu puoi decidere di andare a vivere dove vuoi. Perché vivi proprio a Zurigo? Perché la qualità della vita, perché tre figlie, qua più opportunità. In realtà senti, Marcia, io voglio tornare in Italia, che devo fare? Come facciamo? Andiamo, ma sti borghi, ma sto progetto, quando c'è decolla? Progetto borghi bloccato, ma se qualcuno lo sta facendo, noi entriamo. Ultima cosa, ma non meno importante, Giorgio mi aveva promesso che mi avrebbe fatto girare un video su cosa compro con un euro a Zurigo. Quindi eccovelo qua. Dato che Mr. Rip è una persona frugale, vive in una città molto economica che è Zurigo, e quindi voglio sfruttare l'occasione per far vedere cosa si può comprare con un euro qua a Zurigo. Mi fa vedere? Cosa? Euro? No, 1,90 il panino cioccolato. Qua qualcosa ci prendiamo? No, 1,30. 1,45. Niente. Beh, però so franchi. Eccolo qua. Però io. Perché lo prendiamo? Alla vaniglia, dai. Alla vaniglia, ok. L'unica altra cosa qua è un uovo. Un uovo? Un solo uovo a 70 centesimi? Sì. Vabbè, allora prendiamo un uovo. Prendiamo. Un ovetto. Ok. Quindi un euro questi due insieme? Abbiamo sgarato dei 40 centesimi. Però sono franchi, quindi teoricamente. Sono sempre 40 centesimi. Ok, boh. Allora ci compro qua. Vabbè, un euro. Si può fare. Sì. A pranzo.
Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti, di cosa è successo in questo anno, come pensate che si evolveranno le cose nel futuro. Vi consiglio di seguire sia me che Giorgio per i prossimi video e mettete un bel mi piace se volete che anch'io faccia qualche live, perché trovo che sia un metodo bellissimo per approfondire il rapporto con la propria community. Ciao ciao!